Diamo la parola ora a Renato Cremonelli, che è il vicepresidente del CETRI, Circolo Europeo per la Terza Rivoluzione Industriale. Dopo aver sentito tanti motivi per dire no al nucleare, approfondiamo, adesso possiamo approfondire l'alternativa. Partiamo da una considerazione che credo tutti quanti possiamo condividere, cioè l'energia è una risorsa fondamentale per la vita e lo sviluppo del mondo. Vedete che negli ultimi 200 anni, negli ultimi due secoli, c'è stata un'impennata dell'evoluzione umana e questa è stata favorita proprio da una disponibilità sempre più alta e a costi relativamente bassi di energia. Cioè abbiamo cominciato a utilizzare il petrolio e gli idrocarburi come fonte energetica. Ma l'energia, o meglio la materia prima che utilizziamo per produrre energia, rappresenta anche un fattore di rischio, alcuni li abbiamo accennati anche prima, c'è un rischio geopolitico, un rischio ambientale e un rischio economico. Il rischio geopolitico, ecco, il 28% della popolazione mondiale consuma il 77% dell'energia prodotta nel mondo, quindi significa che l'altro 72% della popolazione vive solamente con il 23%. Capite anche voi che questo squilibrio dopo va a generare tutte quelle tensioni sociali, politiche. Ecco, se potessimo sovrapporre la mappa delle guerre in atto attualmente nel mondo e la mappa di dove sono allocate le risorse energetiche, le risorse petrolifere, gas, uranio e i vari gasdotti oleodotti, vedremo che coincidono perfettamente. C'è un rischio geopolitico dovuto alla dipendenza energetica. Noi in Italia non abbiamo risorse energetiche. Scaroni qualche anno fa diceva che l'Italia è il paese dove regna il gas. L'80% delle case, 2 ospedali su 3 e 2 alberghi su 3 vanno a gas. E il 60% dell'energia termoelettrica è prodotta dal gas. Ecco, il gas arriva in Italia attraverso 4-5 gasdotti. Quindi dipendere per le nostre forniture di gas da pochi paesi che ci mandano il gas attraverso la manciata di gasdotti chiaramente non ci fa dormire sonni tranquilli. Questo lo diceva Scaroni, il presidente dell'ENI. Ecco, c'è poi un rischio ambientale. Ogni anno il nostro pianeta produce delle risorse che noi utilizziamo appunto per vivere e progredire. E c'è un organismo internazionale che è il Global Footprint Network che misura quante risorse preleviamo dalla Terra, dal nostro pianeta. Ecco, nel 1961 per il nostro fabbisogno abbiamo utilizzato metà delle risorse prodotte dal pianeta. Ma già nell'86 abbiamo utilizzato tutte le risorse di un anno, quindi abbiamo cominciato ad aumentare. L'anno scorso abbiamo esaurito le risorse prodotte dal pianeta al 21 agosto, quindi significa che per andare dal 21 agosto a fine dicembre abbiamo ipotecato o abbiamo eroso il 42% delle risorse future. Se continuiamo con questo trend di crescita, di consumo, nel 2050 avremo bisogno delle risorse di 2 pianeti per soddisfare il nostro fabbisogno annuo. Il nostro sistema energetico, il sistema energetico europeo, è fortemente sbilanciato verso le fonti fossili. Qua non è solo l'energia elettrica, ma è l'energia, diciamo, totale. Vediamo che il 79%, quasi l'80% dell'energia deriva da fonte fossile, c'è un 14,5% che deriva da nucleare e solo un 6,4% deriva invece da fonti rinnovabili. Chiaramente bruciare tutte queste quantità di energia fossile produce l'effetto che vediamo subito, è l'inquinamento nelle città, ma oltre a questo, diciamo, produce effetto serra, se ne è parlato anche prima, effetto serra che a sua volta produce i cambiamenti climatici. Andiamo a vedere anche i consumi, okay, le parti più chiare sono dove si consuma meno di una tonnellata equivalente di petrolio all'anno pro capite. Le zone più scure invece sono dove si consuma più di 4 tonnellate equivalenti di petrolio. A parte le zone più chiare che sono, diciamo, l'Europa, la Russia, l'America e l'Australia, le zone più chiare, se andiamo a vedere, sono la Cina, l'India,
Africa e Sud America, che sono le zone dove invece si sta chiedendo sempre maggiore energia, maggiori quantità di energia, perché hanno degli sviluppi molto forti. Andiamo a vedere anche quali sono le nostre riserve di energia, di materia prima per l'energia. Ecco, se prendiamo in considerazione gli idrocarburi, vediamo che il picco massimo di produzione di idrocarburi, cioè il picco massimo di produzione a costi accettabili, sarà raggiunto verso il 2014-2015. Quindi, se mettendo insieme gas, gasolio e carbone, arriveremo al picco massimo in quella data. Se consideriamo solo il petrolio, quel picco massimo l'abbiamo già raggiunto nel 2006. Però abbiamo l'uranio, caspita, abbiamo l'energia nucleare e quindi su quello possiamo contare. Però anche questo, il picco massimo è nel 2023-2022. Dopodiché l'estrazione comincerà ad avere dei costi molto più alti e non sarà più, diciamo, non avremo più ai costi di adesso. Quindi lo scenario energetico che ci si pone davanti è una crescita della nostra bolletta energetica. Nel 2006 è stata di 50 miliardi di euro, nel 2010 di 60, nel 2015, se continua questo trend, sarà di 80 miliardi. E continuerà a crescere anche la produzione di CO2, nonostante ci siamo impegnati, firmando il protocollo di Kyoto, di abbassare questa produzione. La stiamo invece aumentando. Questa è la nostra torta energetica, il nostro mix energetico. Noi consumiamo circa 132 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, di queste c'è una parte per residenziale, una parte per l'industria e il trasporto. Nelle nostre case consumiamo il 23% dell'energia globale. Abbiamo in Italia 21 milioni e mezzo circa di abitazioni. Di queste solo l'8% è stato costruito dopo il 1991. Perché abbiamo messo il 1991? Perché è la data in cui è entrata in vigore la legge 10, quindi la legge sul contenimento dei consumi energetici. Quindi è presumibile che tutto quello che è stato costruito prima non sia stato fatto con un'attenzione particolare al risparmio energetico. D'altra parte c'era bisogno di costruire e quindi era più importante quello che non altri problemi. Ecco, ma questo significa che tutte queste abitazioni avranno bisogno presumibilmente di una manutenzione, di una riqualificazione anche dal punto di vista energetico. Consumiamo circa 29 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, il 70% di questi consumi è imputabile ai consumi termici e il 30% ai consumi elettrici. Questo significa che intervenire sulla parte termica delle nostre case significa intervenire sulla parte maggiore dei consumi energetici. La bolletta energetica sempre delle nostre case è di circa 32 miliardi all'anno, quindi noi paghiamo 32 miliardi di euro. Attualmente i nostri fabbisogni vengono soddisfatti da gas e gasolio, quindi consumiamo quasi 27 miliardi di metri cubi di gas e 7,6 miliardi di litri di gasolio. Bruciando tutta questa quantità di idrocarburi produciamo circa 84 milioni e mezzo di tonnellate di CO2. Però il dato più sconfortante è che il grado di efficienza delle nostre case è del 49%. Dopo vedremo cosa significa. Tanto significa che vuol dire che il 51% lo buttiamo via, non diventa energia utile, ma diventa spreco. Nelle nostre industrie invece consumiamo il 66% dell'energia globale e l'efficienza media delle industrie è del 65%, quindi anche qua abbiamo uno spreco notevole, seppur diciamo, minore rispetto all'abitazione. Ecco, qua abbiamo messo insieme i vari dati di consumo sia per l'abitazione che per le imprese, quindi consumiamo 116 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, spendiamo 82 miliardi di euro all'anno e l'efficienza media è del 61% e produciamo 315 milioni di tonnellate di CO2. Abbiamo detto che bruciamo inutilmente 33 miliardi di euro, cioè li buttiamo via proprio per l'inefficienza dei nostri sistemi.
produciamo 141 milioni di tonnellate di CO2 inutilmente, che è la stessa quantità di CO2 che viene emessa ogni anno da 50 milioni di autoveicoli di media cilindrata che facciano 30.000 km all'anno. Il nostro parco veicoli è 36 milioni di macchine, quindi noi produciamo tra le nostre case e le nostre industrie più CO2 di quanto ne produce il nostro parco veicoli. Se volessimo, diciamo, compensare questa emissione di CO2, dovremmo avere un bosco di circa 140.000 km quadrati, cioè grande praticamente come tutto il nord Italia, con 4 milioni e mezzo di alberi. Questa è CO2 che noi produciamo inutilmente. E veniamo invece alla parte energetica. Questi 46 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio è un numero che non riusciamo così a identificare. Ecco, è la stessa quantità di energia prodotta ogni anno da quattro centrali nucleari da 3.600 MW elettrici, cioè quattro centrali di Fukushima. E questa energia è l'energia che secondo il piano nucleare italiano verrebbe prodotta dalle otto centrali da 1.600 MW che si vorrebbe costruire. Ma questa energia è l'energia che noi sprechiamo. Cioè, se dovessimo costruire queste otto centrali, andremo a costruire le centrali che fanno l'energia per tutto il nostro spreco. Quindi, che senso ha? Forse sarebbe meglio pensare di migliorare l'efficienza, cioè sprecare meno. Cioè, buon padre di famiglia farebbe quello, insomma. Non andrebbe a pensare di investire in modo diverso. C'è poi un rischio economico dovuto sempre alla nostra energia o alla materia prima che utilizziamo. Cioè, il petrolio è stato all'origine della crisi che c'è stata qualche anno fa, nel 2008. Il petrolio normalmente era su un prezzo che oscillava fra i 30, i 50, i 60 dollari. A un certo punto è schizzato nel 2008, è schizzato a 140 dollari. Questo ha messo in atto una reazione a catena, quindi alto costo del petrolio, ha portato a un aumento dei costi energetici, anche un aumento del costo del gas chiaramente, aumento dei costi agricoli, aumento dei costi alimentari, minori disponibilità economiche, difficoltà finanziarie per le famiglie, di conseguenza crollo dei consumi e infine con la fine crisi economica mondiale. Questo è quello che è successo nel 2008, perché il petrolio è arrivato a 140 dollari, 130, 140 dollari al barile. Adesso stiamo risalendo e siamo a 110, 116 dollari. Cioè, quando, signor Parigi, quando arriveremo a 130, 140, si innescherà di nuovo questa reazione perché è automatica. Se ci chiediamo allora il mondo che vorrei, cioè come dove vorrei vivere, diciamo che vorremmo tutti quanti energia pulita, vorremmo un ambiente sicuro, un'alimentazione sana e una comunicazione autentica. In realtà invece abbiamo spreco energetico, abbiamo visto, spreco alimentare, sapete che il 40% del cibo che produciamo va nelle discariche, che produce a sua volta inquinamento, metano e CO2, produciamo inquinamento, produciamo conflitti, abbiamo corruzione e abbiamo impoverimento. Ecco, è chiaro che questo modello di sviluppo, il modello energetico, non è più sostenibile. Quindi dobbiamo realizzare un nuovo modello di sviluppo che sia più equo e più sostenibile, cioè vada ad abbattere quei fattori di rischio che invece abbiamo con il tipo di energia che stiamo utilizzando. In realtà la comunità europea, come si diceva prima, ha già preso dei provvedimenti, si è già data degli obiettivi di politica energetica, ancora il 9 marzo del 2007. E ha elaborato la strategia del 20-20-20, quindi 20% di energia rinnovabile in più, 20% di gas serra in meno, 20% di efficienza energetica in più. Non ha messo 2%, 5%, 10% di nucleare in più. Del nucleare qua non se ne parla. E questa è la strategia della comunità europea. Efficienza energetica è importante perché è quello che possiamo fare da subito noi nelle nostre case.
perché sembra che il problema del nucleare, più che firmare per il no, cioè non è che possiamo fare altro. In realtà invece possiamo fare moltissimo, possiamo mettere in efficienza o contribuire a mettere in efficienza le nostre case, quindi i nostri edifici, i nuovi edifici, le case esistenti, gli edifici esistenti e le industrie. Ecco, se attuassimo un piano realistico di messa in efficienza di questi sistemi, incrementando anche l'utilizzo di energia rinnovabile, potremmo ottenere questi risultati. Da un 61% di efficienza possiamo passare a un 90%, e quindi ridurre del 75% lo spreco economico e, diciamo, la CO2 che viene emessa. Questi sono dati possibili. Abbiamo fatto dei monitoraggi, stiamo monitorando un certo quantitativo di edifici, e effettivamente si può ridurre anche di più del 75%. Quindi non sono cose campate in aria, sono cose che possiamo fare. Se seguissimo appunto questo piano, avremmo un indotto economico di 36 miliardi per 10 anni, con un fabbisogno di nuovi posti di lavoro qualificati di 950.000 unità. Questi sono dati che abbiamo presentato ufficialmente, perché sono parte di uno studio che abbiamo fatto per conto della via di Consum, dell'associazione dei consumatori di cui siamo consulenti, e li abbiamo presentati sia in televisione ma sia anche al governo. L'altra parte, dicevamo, efficienza energetica, energie rinnovabili e smart grid, che sono le reti intelligenti, cioè dobbiamo produrre energia nelle nostre case o nei campi fotovoltaici, nei campi eolici, e mettere in rete tutta questa energia. Attualmente la nostra rete elettrica è fatta in cascata, cioè si parte grossolanamente con un filo grosso dalla centrale e si arriva a casa nostra con un filetto piccolino. Non riusciamo a immettere energia dalla nostra casa verso il centro, emettiamo solamente piccola quantità di energia. Perché? Perché l'Enel non ha rinnovato, diciamo, la rete elettrica, l'ha mantenuta così, mentre invece l'obiettivo deve essere quello di mettere in rete tutte le abitazioni, tutte le industrie, tutti i produttori di energia, in maniera che se io produco energia con dei pannelli fotovoltaici che ho sopra il tetto, e ho un surplus di energia perché in quel momento non la utilizzo, la metto a disposizione di altri. Cioè devo creare una rete, come c'è internet per quanto riguarda le informazioni, così deve esserci una rete internet per quanto riguarda la distribuzione di energia. Quindi energia rinnovabile, efficienza, energia rinnovabile, smart grid è il futuro prossimo, e solo così effettivamente l'energia diventa un'occasione, un'opportunità di sviluppo per tutti e non solamente un fattore di rischio. Detto questo, però, mi faccio una domanda: perché parliamo di nucleare? Sappiamo benissimo tutti quanti che non faremo mai una centrale nucleare, perché, l'ha detto anche il Ministro, faremo le centrali solo nelle regioni che accetteranno di avere la centrale, cioè nessuna. Perché nessuna regione ha dato l'ok per mettere sul sito nucleare. Quindi non faremo mai nessuna centrale nucleare. Abbiamo demolito gli incentivi al fotovoltaico. Abbiamo messo in crisi il 55%, perché una volta diciamo che c'è, dopo diciamo che non c'è, dopo ritorna. Cosa porta a tutto questo? Porta al fatto che non si sviluppano le rinnovabili, non si sviluppa l'efficienza energetica, continuiamo a consumare gas, gasolio e carbone, che è l'obiettivo della lobby dell'energia, della lobby del petrolio, perché le politiche energetiche, le politiche, diciamo, anche del nostro paese, vengono suggerite da queste lobby. Cioè non è che al governo abbiamo degli stupidi che non sanno come sono i numeri, che non sanno quali sono le tecnologie, lo sanno molto bene, però stanno operando sul suggerimento della lobby del petrolio. Allora, per contrastare questa lobby deve nascere una lobby ancora più forte, che è la lobby dei consumatori, cioè la lobby di noi, delle nostre case, delle nostre famiglie, perché tutto questo va nel nostro interesse. Cioè, se riusciamo ad abbassare la bolletta energetica, la abbassiamo per noi. Per cui dobbiamo, sì, votare, diciamo, al no al nucleare,
ma dobbiamo anche attivarci per fare tutte quelle piccole innovazioni, quei piccoli miglioramenti che possiamo fare sia in termini di comportamenti nostri, ma anche di tecnologia all'interno delle nostre abitazioni, perché quelle portano effettivamente a una riduzione forte del nostro fabbisogno energetico e di tutto lo spreco che invece produciamo tranquillamente adesso. Cioè, nessuno di noi sa che butta via il 50% di quello che paga sulla bolletta energetica. Cioè, su una bolletta di 2.000 euro all'anno, 1.000 li sprechiamo. Penso che dovremmo invece attivarci più che altro per questo, per migliorare la nostra efficienza energetica e in questo modo contribuire effettivamente a migliorare, diciamo, i nostri sistemi energetici e i nostri fabbisogni di energia dall'estero, la nostra dipendenza dall'estero. Ecco, quindi l'attività del CEPRI, del Circolo Europeo per la Terza Rivoluzione Industriale, non è altro che un'azione di lobby che vuole fare proprio per promuovere un sistema energetico più sostenibile, quindi uno sviluppo più sostenibile per i consumatori. Quindi la nostra attività è quella di andare in giro e diffondere, cioè far capire quali sono i numeri effettivi e quello che effettivamente possiamo fare